Pace di Cristo, amata Chiesa del Signore. Ci prepariamo per ascoltare la meravigliosa parola del Signore. Una parola che non tornerà mai vuota, che farà e compierà il proposito per cui il Signore la ha inviata. Io prego, nel nome di Gesù, che questa parola possa dare frutto ai nostri cuori, possa prosperare nelle nostre vite. Gioiamo, gioiamo insieme. Prima epistola dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, dal capitolo 12 al capitolo 14. Ora, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo i doni spirituali. Voi sapete che eravate gentili, trascinati dietro gli idoli muti, secondo come vi si conduceva. Perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice che Gesù è anatema. E altresì nessuno può dire che Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Or vi sono diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Vi sono anche diversità di ministeri, ma vi è un medesimo Signore. Vi sono parimenti diversità di operazioni, ma vi è un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Or a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. A uno infatti è data, per mezzo dello Spirito, parola di sapienza. A un altro, secondo il medesimo Spirito, parola di conoscenza. A un altro, fede, per mezzo del medesimo Spirito. A un altro, doni di guarigioni, per mezzo del medesimo Spirito. A un altro, potere di compiere opere potenti. A un altro, profezia. A un altro, discernimento dagli spiriti. A un altro, diversità di lingue. A un altro, interpretazione delle lingue. Or, tutte queste cose sono le opere dell'unico medesimo Spirito, che distribuisce i suoi doni a ciascuno, in particolare come vuole. Come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. Ora noi tutti siamo stati battezzati in uno stesso spirito, nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Infatti anche il corpo non è un sol membro, ma molte. Se il piede dicesse: siccome non sono mano, io non sono parte del corpo, non per questo non sarebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse: siccome non sono occhio, io non sono parte del corpo, non per questo non sarebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo, come ha voluto. Ma se tutte le membra fossero un solo membro, dove sarebbe il corpo? Ma ora ci sono molte membra, ma vi è un solo corpo. E l'occhio non può dire alla mano: io non ho bisogno di te. Né parimenti il capo può dire ai piedi: io non ho bisogno di voi. Anzi, le membra del corpo, che sembrano essere più deboli, sono invece necessarie. E quelle che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo, le circondiamo di maggior onore. E le nostre parti indecorose sono circondate da maggior decoro. Ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno. Perciò Dio ha composto il corpo dando maggior onore alla parte che ne mancava, affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutte una medesima cura, le une per le altre. E se un membro soffre, tutte le membra soffrano. Mentre se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. Or, voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua. E Dio ne ha costituiti alcuni nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come dottori. Poi ha ordinato le opere potenti, quindi i doni di guarigione, i doni di assistenza, di governo e le diversità di lingue.
sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti dottori? Hanno tutti il dono di opere potenti? Hanno tutti i doni di guarigioni? Parlano tutti in altre lingue? Interpretano tutti? Ora cercate ardentemente i doni maggiori e io vi mostrerò una via ancora più eccellente. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei un bronzo risonante o uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non avessi amore, tutto questo niente mi gioverebbe. L'amore è pazienza, è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita, perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte. Ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quando ero bambino, parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino. Ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Ora, infatti, vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato appieno conosciuto. Ora dunque queste tre cose rimangono, fede, speranza e amore, ma la più grande di essa è l'amore. Procacciate l'amore e cercate ardentemente i doni spirituali, ma soprattutto che profetizziate. Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo comprende, ma egli in spirito proferisce misteri. Chi profetizza invece parla agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Io vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetizzaste, perché chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Ma ora, fratelli, se venissi a voi parlando in altre lingue, che vi gioverei se non vi parlassi per mezzo di rivelazione, o di conoscenza, o di profezia, o di insegnamento? Perfino le cose inanimate che emettono un suono, come il flauto e la cetra, se non danno suoni distinti, come si riconoscerà ciò che si suona con il flauto o con la cetra? Se infatti la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Così anche voi, se con la lingua non proferite un parlare intelligibile, come si comprenderà ciò che è detto? Sarebbe infatti come se voi parlaste all'aria. Vi sono nel mondo chissà quante specie di lingue e nessuna di esse è senza significato. Se dunque io non comprendo il significato della lingua, sarò come uno straniero per chi parla, e chi parla sarà uno straniero per me. Così anche voi, poiché siete desiderosi di avere doni spirituali, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Perciò chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare, perché se io prego in altra lingua il mio spirito ben prega, ma la mia mente rimane infruttuosa. Che si deve dunque fare? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con la mente. Canterò con lo spirito, ma canterò anche con la mente. Tuttavia, tu lodi Dio con lo spirito, colui che occupa il posto del profano. Come dirà Amen del tuo ringraziamento? Poiché egli non comprende ciò che tu dici. Infatti, tu
tu rendi un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Io ringrazio il mio Dio perché parlo in altre lingue più di voi tutti. Ma all'assemblea preferisco dire 5 parole con la mia intelligenza per istruire anche gli altri, piuttosto che 10.000 parole in altra lingua. Fratelli, non siate bambini di senno, ma siate bambini in malizia e uomini compiaciuti in senno. Sta scritto nella legge: io parlerò a questo popolo in lingue straniere e con labbra straniere, ma neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Pertanto, le lingue sono un segno non per i credenti, ma per i non credenti, mentre la profezia non è per i non credenti, ma per i credenti. Se dunque, quando tutta la Chiesa è riunita insieme, tutti parlano in lingue ed entrano dei profani o dei non credenti, non diranno che voi siete fuori di senno? Ma se tutti profetizzano ed entra un non credente o un profano, egli è convinto da tutti e giudicato da tutti. In questo modo i segreti del suo cuore vengono palesati e così, gettandosi con la faccia a terra, adorerà Dio, dichiarando che Dio è veramente fra voi. Che conviene dunque fare, fratelli? Quando vi riunite, avendo ciascuno di voi chi un salmo, chi un insegnamento, chi un parlare in altra lingua, chi una rivelazione, chi un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Se uno parla in altra lingua, si faccia questo da 2 o 3 al più, e l'un dopo l'altro, e uno interpreti. Ma se non vi è chi interpreti, taccia nella chiesa chi parla in altra lingua, ma parli a se stesso e a Dio. Parlino 2 o 3 profeti e gli altri giudichino, ma se è rivelata qualcosa ad uno che è seduto, taccia il precedente. Tutti infatti, ad uno potete profetizzare affinché tutti imparano e tutti siano incoraggiati. Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace, e così si fa in tutte le chiese dei santi. Tacciano le vostre donne nelle chiese, perché non è loro permesso di parlare, ma devono essere sottomesse, come dice anche la legge. E se vogliono imparare qualche cosa, interroghino i propri mariti a casa, perché è vergognoso per le donne parlare in chiesa. È la parola di Dio proceduta da voi o è essa pervenuta a voi soli? Se uno si stima essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che vi scrivo sono comandamenti del Signore, e se uno lo vuole ignorare, lo ignori. Perciò, fratelli miei, cercate ardentemente il profetizzare e non impedite di parlare in altre lingue, ma ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine. Prima epistola dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, dal capitolo 12 al capitolo 14. Amen. Amen, amata Chiesa. Questa è stata la parola benedetta del nostro Dio, del Dio vivo di Israele. Alleluia. Ringraziamo il Signore per questa bellissima parola, per il pane di vita che ci è stato donato in questo giorno. Spero che abbiate potuto gioire insieme a me questa bellissima parola di Dio. Pace di Cristo.